secondo me la critica politica, è proprio quella, al di là delle questioni tecniche, è la credibilità con cui io non so se davvero Renzi ha fatto, ha voluto questa mozione per rifarsi una verginità e non per dare un calcio negli stinchi a Visco per le multe fatte a Turia, ma ammettiamo che l'abbia fatto davvero per rifarsi una verginità. Mi sembra veramente una mossa, un autogol clamoroso, perché il PD, Renzi, è stato quello che ha governato, che la Banca d'Italia non abbia vigilato bene, per me è fuori di dubbio, è vero, ha ragione. Però che la critica... No, però che la critica venga da Renzi e che venga fatta in un, per cercare di rifarsi una verginità dopo tutto quello che è successo, le banche popolari, i risparmiatori che lo aspettano ad ogni angolo per protestare, Monte Paschi con Renzi che diceva comprate Monte Paschi, insomma tutto quello che abbiamo praticamente raccontato, che adesso Renzi voglia farsi una verginità come difensore dei risparmiatori, è come se io mi presentassi alla Scala a cantare da baritono e pretendessi di cantare da baritono alla Scala. È la stessa cosa, è la stessa cosa. Orfini. Ah, no, a me pare... Poi se Ruocco, poi Friedman. C'è un po' di confusione, perché le crisi bancarie su cui siamo intervenuti in quei 1000 giorni di governo sono crisi bancarie che c'erano, che erano precedenti a quel lavoro. Noi siamo intervenuti, abbiamo in larga parte dei casi siamo riusciti a evitare danni assai maggiori, salvando correntisti, risparmiatori. Vabbè, Giordano ride, però è così, poi se vogliamo fare le risatine facciamo le risatine, però io penso ai risparmiatori, i risparmiatori non ridono, guardi. E quindi, ma infatti, ma le comunico che non solo glielo diciamo, ma li incontriamo quotidianamente e le odiamo anche. Perché sulla pelle dei risparmiatori... Giordano, sulla pelle dei risparmiatori non si fanno i conti. Allora, ma siete voi, che state facendo adesso? Va bene, sì, Orfini, benissimo, si concentri sua, su di me, parlare. Vada su di me. Allora, io mi concentro di me, ma c'è un schermo con Giordano dietro. Ma perché lei deve mi urla contro, focus su di me. Allora, lei dice... Dico, lei siamo dice, intervenuti, siamo intervenuti, abbiamo evitato che abbiamo liquidato quelle banche, i rispettivi banchieri, come nel caso di Vicenza, per dirne uno. In altri casi sono cambiati i management e siamo intervenuti a salvare le banche, come nel caso del Monte dei Paschi. Salvare le banche significa salvare chi ci lavora, chi c'ha i conti correnti e i risparmiatori. E il sistema in genere. Perché se il sistema è generale, vuole se non le salvi, salta in aria tutto. Friedman, lei è il dopodiché io mi chiedo perché non si possa discutere di come ha vigilato la Banca d'Italia, perché reagiscono tutti così. Mi chiedo anche se perché c'è tutta questa paura di quello che insieme alla Ruocco faremo nella commissione d'inchiesta. Mi chiedo perché se tra i debitori insolventi non c'è qualche editore di qualche giornale che ci attacca. Perché allora raccontiamola tutta.